Buongiorno amici, siamo a Lazzaro e questa mattina stiamo affrontando una magnifica albata. Siamo a sud di Reggio Calabria in compagnia di Massimo Mucciola, Marcello Messino e Peppino Ippico. Le specie che andremo a insidiare con esche molto voluminose quale bibbi e rimini sono le orate, qualche sarago e la possibilità di insidiare dei grossi prai. Una spiaggia a granulometria molto grossa, con presenza di rocce nei primissimi metri della battigia. Presenteremo le nuovissime attrezzature di Akita, oltre alla dimostrazione dei nuovi attrezzi del nostro nuovo brand Drake Fishing. Grande Max, un gran bel sarago. Grande avevo bel pesce, catturato con quale esca? Col paguro. Ha fatto un bel pesce. L'alba è sempre un momento particolare ed eccezionale. Ottimo. Abbiamo catturato quel bel sarago sull'innesco di paguro. E Massimo sta rieffettuando un nuovo innesco per insidiare un altro bel sarago. Che dici Massimo? Ci Speriamo proviamo? Un bel sarago, magari un'orata. Siamo qui che aspettiamo. Che terminale stiamo usando per fare ciò? Stiamo usando lo 028 Mimetic e un KH3001 del numero 5. Ci troviamo nella postazione di Massimo e ho rubato nel suo triangolo un po' di accessoristica che lui ha utilizzato appunto per catturare questo magnifico sarago. Stiamo parlando del Mimetic, un fluorocarbon 100% made in Japan, in bobine da 100 metri, di colorazione trasparente. E per concludere il KH3001, un Amabec robusto ad occhiello con punta storta, di colore nero, sempre e solo made in Japan. Tra le novità del 2017, il nostro nuovo brand Drake Fishing. Abbiamo realizzato 5 modelli di canne in 3 sezioni e oggi Massimo ci spiegherà la potenza L, che è la canna che ha catturato quel bel sarago precedentemente ripreso. Angelo, come hai detto, sto utilizzando le potenza L, canne eccezionali, sono qualche mese che le utilizzo, veramente il non plus ultra per la pesca. Questi prodotti sono totalmente made in Italy, sono canne tre pezzi in carbonio alto modulo, accessori Fuji di altissima qualità, i nuovi Fuji Frosted e la placca NS. C'è Marcello che sta recuperando un bel sarago, sì, l'ho visto.
Ho visto. Grande, grande Marcello, grande. Vai. Grande. Racconta un po' come l'hai catturato, qual è il finale, l'amo. Un bel innesco di Bibi, un KH3001, è un finale del Mimetic 028. Quindi ha permesso di portarlo in tutta sicurezza, nonostante il fondale un po' accidentato. Marcello ha preso questo bel tordo che si contraddistingue per la magnifica livrea e per i magnifici colori che appunto sono tipici di questo pesce. In questa breve battuta di pesca che è durata dall'alba fino a, siamo intorno alle 8, il tempo di smontare perché è stagione estiva e diamo spazio giustamente come dal regolamento e come da buon convivere ai bagnanti, voglio presentarvi quelli che sono stati i nostri compagni di avventura per quanto riguarda l'accessoristica di pesca. Voglio presentarvi il Force One, un monofilo per bobina da 300 metri di color grigio. È un compagno fedelissimo, utilizzato nei diametri importanti visto la particolarità rocciosa di questo spot di pesca, abbinato al Kenta, uno shock leader conico in spezzoni da 10 bobine di color trasparente, sempre Made in Japan. Come finali abbiamo utilizzato il Pink, è un fluorocarbon 100% made in Japan e a differenza del Mimetic il The Pink ha una colorazione particolare, è una colorazione, come appunto dice il nome del prodotto, Pink. Questa colorazione, visto la bassa marea che abbiamo incontrato e l'acqua cristallina, permette la massima trasparenza e l'invisibilità dei nostri inneschi in fondo a mare. Inoltre abbiamo abbinato al The Pink e abbiamo messo un KH3101. A differenza del 3001 è sempre un back, però ha la paletta scanalata permettendo così di fatto un allineamento perfetto del finale e una punta storta. Parlarvi proprio della potenza M, che è la canna con cui stamattina ho preso col bel Sarago. È una canna molto potente, tecnica, è una canna da side angolato, è una 200 grammi, 4,50 m, leggera, davvero potente, un vero frustino, molto molto reattiva. La consiglio soprattutto quando si vuole pescare sulla lunga distanza. È montata con anelli fuci frosted, con un particolare trattamento antisalsedine e placca fuci NS a slitta. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata di pesca. Due bei saraghi e pesce di pietra e di scoglio prontamente rilasciati sono stati la conclusione di questa battuta di pesca. Voglio salutare Max per la sua immensa disponibilità. La giornata non è stata proficua per come ci aspettavamo, l'obiettivo dell'orata purtroppo, ahimè, Massimo, è andato disatteso. La prossima volta, oggi si è messa una giornata proprio estiva, piena, le temperature sono altissime, siamo pure sul fulmine di bassa marea. E quindi non ci resta altro che aspettarvi in un prossimo video, augurandoci che questo e tanti altri bei pesci possano fare presenza nel nostro video.
Ringrazio Marcello e Giuseppe sempre per la loro immensa disponibilità e non mi resta altro che salutarvi e vederci al prossimo video. Alla prossima! Alla prossima. Ciao!